È una lettera che vorrei fosse inviata a tutti quei ragazzi che sono lì in attesa di imbarcarsi su un barcone fatiscente per arrivare in Italia, perché secondo me è giusto avvertirli su cosa troveranno. Lo abbasso ancora un po'. Fratello. Bello l'inizio, no? Fratello. Fratello. Se verrai in Italia, dovrai seguire delle regole e capire, fin da subito, dove sei venuto a vivere. Del tuo viaggio pericoloso, delle botte e delle violenze che avrai subito prima di metterti in mare, sappi che non gliene frega un cazzo a nessuno. Piuttosto, tutti ti faranno di continuo domande sul tuo telefono e sulle tue scarpe. Una volta arrivato, potresti essere lasciato sulla nave per giorni, in mezzo al mare. Lì troverai gli unici bianchi gentili che si divideranno con te il cibo, lo spazio e i vaffanculo. Una volta approdato, dopo un breve periodo di prova, ti sarà assegnato lo status di marocchino. Questa è una delle usanze più antiche del nostro paese, che affonda le sue radici nella goliardia più pura. A quel punto sta a te. Hai molte opzioni. Se ti dà fastidio essere chiamato negro, e te l'ho detto che siamo dei burloni, mettiti davanti a un supermercato e diventerai trasparente. Importantissimo. Se vuoi fare il povero, ti devi vestire da povero. Quindi, pantaloni sporchi e rattoppati alla meglio, scarpe rotte e possibilmente diverse, e un sacchetto pieno di lattine vuote e tappi di plastica. E per l'amor di Dio, il nostro Dio, sia chiaro, smetti di fumare e fai sparire quel telefono. Ora, non so bene come dirtelo, per cui sarò molto diretto. Riguardo alle donne, siamo molto sensibili. Le nostre donne le stupriamo e le ammazziamo tranquillamente per conto nostro. Quindi, se fra di voi ci sono degli psicopatici, si mettessero subito il cuore in pace, perché tanto la scusa dell'uomo esasperato dalla zoccola di turno con voi non funziona. Voi sareste solo dei bonobo in calore perenne. Oh, invece noi, maschi, bianchi, italiani, possiamo fare allegramente mercimonio delle tue sorelle, raccontandoci un sacco di storie sul mestiere più antico del mondo, su tutta la poesia che c'è dietro la prostituzione e sulla libera scelta e sul fatto che alla fine piace anche a loro, perché, volenti o nolenti, sono femmine di bonobo. Potresti addirittura essere tra quelli che trovano un posto di lavoro pagato e in regola, e potresti avere una casa e una famiglia, perché che se ne dica, siamo un grande paese. A quel punto però ti daremo tutti del tu, sempre. Il lei è riservato ai bianchi. Tu devi ringraziare ogni giorno Dio, il nostro Dio. Se decidiamo ad esempio di venire a mangiare nel ristorante dove lavori, beh certo, stando bene attenti che le tue manacce nere non tocchino nulla. Capitolo gatti. Non si mangiano. Come i cani e tutti gli altri animali da affezione, su questo siamo molto rigidi, più che con le donne. Se hai fame, rovista in un cassonetto, anche se a dirla tutta ci rompe un po' il cazzo il fatto che ci rubi la spazzatura. Sappi che nessuno si domanderà mai perché stai cucinando e mangiando un gatto, se la tua mente è a posto, perché le patologie psichiatriche sono roba da bianchi, riservate a noi. Stressati. Ultima cosa, ci sentirai spesso dire che non siamo razzisti. E guarda, mi sento di dirti che è vero. Cioè, non so se hai visto che casino che abbiamo tirato su per George Floyd. Guarda che noi non siamo mica gli americani. Qui, se uno muore per colpa delle forze dell'ordine... Niente. Lascia perdere. I gatti. Mi raccomando, i gatti. Per sicurezza non accarezzarli neanche. Benvenuto in Italia.